Buona giornata cari amici, eccoci qui con la seconda edizione della rassegna stampa di oggi, 27 gennaio 2018. Ricordo che la rassegna stampa è edita da RST Saiuz e Pianeta Oggi TV. PD, minoranza non vota sulle liste, Renzi dice che è devastante, Orlando dice neanche consultati e Calenda risponde serve un ravvedimento. La direzione ha approvato l'elenco a tarda notte. All'ultimo rientrano in corsa Damiano, Fioroni e la Pollastrini. Fuori anche Andrea Martella, coordinatore dell'area Orlando. Spuntano il costituzionalista Stefano Ceccanti e il portavoce di Gentiloni, già uomo comunicazione di Renzi, Filippo Sensi. Beatrice Lorenzin correrà per la Camera a Modena, Riccardo Nencini ad Arezzo. Non c'è la giornalista Chirico e salta Di Pietro. Movimento 5 Stelle, tra i candidati anche i testimoni di giustizia. L'imprenditore anti-ndrangheta è la prima collaboratrice di Borsellino. In Calabria correrà per i 5 Stelle Pino Masciari, mentre si lavora sul nome di Gaetano Saffioti, un altro simbolo della ribellione alle cosche. In Sicilia Piera Aiello, la prima testimone di giustizia in Italia. Poi oltre a professori e avvocati, tra cui un relatore del rapporto Ecomafia 2017, anche l'archeologa che denunciò la cementificazione di Capocolonna e il chirurgo che raccontò del concorso senza bando nell'Ateneo Tor Vergata. Sondaggi: il Movimento 5 Stelle al 29.3, il partito più amato dagli operai, il PD sotto quota 23 salvato da over 65, il centrodestra al 36.3. Nello storico bacino di voti della sinistra, secondo Ipsos, i Dem sono il grande partito meno amato, con appena 13.6 delle preferenze. I pentastellati sfondano anche tra impiegati e insegnanti. Gli imprenditori voltano le spalle a Forza Italia, ancora in crescita 16.9 e molto forte tra le casalinghe. Liberi uguali, inchiodata al 6.1%. Rosarno, incendio nella tendopoli di migranti, morta una donna, ci sono due feriti, almeno 600 rimasti senza alloggio. Il rogo è divampato prima dell'alba a San Ferdinando, nella zona industriale alle spalle del porto di Gioia Tauro, distrutte circa 200 baracche. Kabul, attacco kamikaze con ambulanza, almeno 40 morti e 140 feriti. Emergency dice che è un massacro, i talebani lo rivendicano. L'attacco suicida è avvenuto sabato mattina nei pressi della vecchia sede del Ministero dell'Interno. Il veicolo è stato lanciato a tutta velocità contro una vettura della polizia. 50 persone rimaste coinvolte sono state portate nell'ospedale gestita dalla ONG fondata da Gino Strada. Con questo è tutto, vi diamo appuntamento alla prossima rassegna stampa. Vi ricordiamo che la rassegna stampa è edita da RST Saiuz e Pianeta Oggi TV. Buon proseguimento con la programmazione.